A fine ottobre dell'anno scorso la telefonata del vescovo Claudio. Cosa dici Don Marco? A Schiavonia sta ripartendo l'ospedale Covid, ci buttiamo dentro, te la senti? E ho detto di sì. Don Marco Galante racconta così l'inizio della sua missione all'interno del Covid Hospital di Schiavonia. A novembre il sacerdote ha deciso di vivere giorno e notte tra i reparti, portando conforto ai malati Covid e al personale sanitario che stava affrontando in prima linea la seconda ondata del virus. La storia di Don Marco è stata raccontata in un corto Vide e si fermò sulle vite e sulle missioni dei sacerdoti in tempo di pandemia. È una mia seconda casa. Tutto è monouso, calzari, cuffie e guanti, mascherina, il nome Don Marco scritto sulla visiera. La preparazione diventa abitudine per avvicinare i malati e i medici che al di là della bardatura vedevano una figura pronta a sostenerli nelle difficoltà della lotta al virus. Da un senso alla fatica, dava senso alla difficoltà della giornata e soprattutto dava la speranza che magari il giorno dopo qualcosa sarebbe cambiato. Quando 6 anni fa Don Marco divenne cappellano dell'ospedale di Schiavonia, mai avrebbe pensato di dover fronteggiare una pandemia, ma non ha esitato nemmeno un attimo. Il cristiano è colui che non si volta dall'altra parte, che non guarda da un'altra parte, ma vede e si ferma.